Modena, in centro, c'è l'Osteria La Francescana, il ristorante di Massimo Bottura, uno dei cuochi italiani più famosi e premiati al mondo. Massimo è l'ambasciatore in Italia della cucina molecolare, una maniera diversa di cucinare gli alimenti, esaltando i loro sapori originari. Tra i suoi piatti più famosi ci sono il bollito non bollito e memorie di un panino alla mortadella. Dopo un periodo a New York, dove ha conosciuto sua moglie Lara, Bottura è tornato a Modena ed è andato oltre. I suoi piatti non vogliono saziare il corpo, ma la mente, sconfinando nell'arte. Il critico d'arte Bonito Oliva definisce così la sua cucina. Bottura sviluppa come lo stesso principio dei nutrimenti dell'arte. Sviluppa non solo sapori ma anche nuova conoscenza. Sviluppa sorpresa, inciampo, sperimentazione, ricerca, che sono i principi proprio da laboratorio dell'arte contemporanea. Ma la cucina può essere arte? E in tal caso resterebbe comunque appetitosa? Quindi ricorda il panino alla mortadella, l'astrazione della mucca al pascolo, la concentrazione dell'osso buco, ravioli di quinto quarto, faraona più la pelle croccante col crostino, il soufflé di cioccolato tra l'Italia e il Giappone. Marcia! Lo incontro in cucina e gli chiedo di farmi vedere la sua ultima creazione, che ha lo stesso metodo di ideazione di un'opera d'arte. È presente agli impressionisti quando dicevano che guardavano un'immagine, chiudevano gli occhi e ce l'avevano qua? Non era importante il segno, ma era importante l'idea, il momento, la luce, le ombre, eccetera. Questo piatto ricorda moltissimo una mucca al pascolo e questo è il momento, è la stagione, no? Ripetiamo il titolo di questo piatto. Non l'ho ancora preparato. Perfetto. Cioè, quindi, il titolo è Immagina una mucca al pascolo. Immagina una mucca al pascolo. Quindi abbiamo creato tutta una base di clorofilla con asparagi selvatici, fave e pisellini. Poi la bianca è rappresentata da un caglio, cioè il latte cagliato, questa è la panna d'affioramento di mattinata, dove viene lasciato in infusione del pepe di Sichuan. Cos'è il pepe di Sichuan? È un pepe cinese di una zona particolare della Cina, che ha delle caratteristiche molto aromatiche, addirittura esce un profumo di bergamotto, prova a sentirlo. Non è invadente? No, assolutamente. Questo viene versato caldo davanti al cliente. Adesso c'è tutta la parte fredda. Questa è clorofilla, è praticamente erba, viene estratto di prezzemolo, pelle di asparagi, pelle di piselli, pelle di fave, vengono tutte sbollentate e centrifugate. E se nel prezzemolo contiene una sostanza che è gelatinosa, e quindi lasciando questa pelle, questo solo centrifugato, si addensa da solo. Ma il colore è pazzesco, cioè ci sono delle tonalità di verde. Infatti è proprio quello che abbiamo cercato, le tonalità del verde. Questa è una polvere ghiacciata in purezza di pisello. Abbiamo sbollentato tutti i piselli puliti, due o tre casse. Poi vengono sbollentati e aperti. I piccoli pisellini vengono messi in abbattitore di temperatura, poi polverizzati. Veramente è un quadro questo piatto, meraviglioso. Fino a 14 anni mia madre mi rincorreva e mi metteva nello zaino il panino con la mortadella. Quindi non potevo fare un omaggio a mia madre. E quindi ho fatto questa stuzzichino di benvenuto, che è un ricordo di un panino alla mortadella. Abbiamo lavorato tantissimo sulla produzione della mortadella con un paio di artigiani che ci seguivano. E quindi tu cosa hai imposto a questi artigiani? Ho imposto la materia prima, cioè la materia prima che dovevano acquistare. A quel punto dovevamo solo capire come dare purezza al sapore e profondità. Per dare purezza al sapore, grazie alla tecnica, cosa abbiamo fatto? Abbiamo distillato un'acqua di mortadella. Non ho fatto altro che mettere in distillatore, invece che le vinacce, come in una graffa,
delle fette di mortadella, acqua naturale e portarla sotto vuoto. L'acqua di mortadella l'ho frullata con la mortadella stessa. Questa crema di mortadella che ne è uscita l'ho inserita nel sifone e aveva già abbastanza grassi per poter essere montata. E ho fatto una spuma di mortadella. Quindi abbiamo fatto il gnocco con la spuma di mortadella. Vedi che a fianco abbiamo messo due strisce. Parla da sola. La striscia con... No, tu parla che io mangio. Ok. Anche se ha vissuto all'estero, la cucina di Bottura si basa sui prodotti del territorio, come il parmigiano, di cui si fornisce l'azienda biologica Ombre, del suo amico Umberto, che aprirà una forma in nostro onore. Michela, guarda sì. Dove siamo. Che meraviglia! Oh, ma non c'è nessuno. Umberto! Eccomi. Dov'è? Sono qua. Eccoci qua. Ciao, Michela. Ciao. Ciao, ciao. Ciao Umberto. Matteo. Sì. Erlin, venga qua con noi. Io vorrei. C'è tutto marchiato a parmigiano. Dov'è? Fammi vedere. Parmigiano. Apriamo una forma speciale oggi. Eh? Com'è? Per dire. 5 litri di latte. 500 litri di latte. Parti Umberto! È il sistema con cui una volta si aprivano, in gergo si dice proprio spaccare la forma. E si usano questi coltelli apposta perché noi dobbiamo far sì che sia la penetrazione e l'aria che entra internamente e va proprio a rompere la struttura della forma. Qua c'è un momento magico, quando l'apriamo l'aroma si sprigiona un aroma incredibile. Anche aprire una forma di parmigiano è un'arte. Teo, vieni che la prendiamo di qua. No, ma senti che profumo! Mamma mia. Perché non me lo dai? Non lo so. La regola dice che prima bisognerebbe guardarlo, poi annusarlo e l'ultima parte è proprio quella del... gustativo. Questo è il miracolo proprio sempre. Io tutte le volte che apro, vedo una forma aprirsi. È ottimo. Dice, si vede così. Sì, impacchettiamola. Questa è la tua? È la tua riserva? È buono veramente. È buono veramente. È stata eccezionale. Ma no, ma questa è una cosa... Due o tre anni fa? Questo. Due anni fa. Mamma mia. La cosa particolare è che la tessitura proprio che ha la crosta deve essere tutta uniforme. E anche la puntinatura, che sono proprio le proteine, le lisi delle proteine, si devono presentare proprio in maniera uniforme. Ma l'altra particolarità è che deve essere tutto omogeneo. Ma Bottura come lo vuole il suo parmigiano? Allora, vuole che costa poco. E nella tua cucina come lo usi il parmigiano? Il piatto più importante che faccio sul parmigiano reggiano è proprio un ode al parmigiano reggiano che ho dedicato a Umberto. Un piatto che si chiamava... Le quattro stagionature del parmigiano in consistenza e temperatura. Partendo da un parmigiano molto giovane, arrivando fino a un 30-36 mesi, adesso non ricordo esattamente come era allora. Il mio uomo! Il parmigiano è un prodotto del territorio che per essere buono richiede attesa e richiede un credo, che Massimo ci recita. Credo nella mungitura, credo nel latte crudo, credo nei silenzi che sono parte della nostra terra e nelle lunghe stagionature. Hai capito? La nebbia. Siamo gente così noi. L'umidità, poche parole, poche chiacchiere, molti fatti. I culatelli, i prosciutti. Sono tutti prodotti che per assaggiare al meglio devi aspettare del tempo, lasciarli lì. Pensa all'aceto balsamico. E aspetti 20 anni, 30 anni, 40 anni e poi ne tiri fuori 2 litri. Prossima tappa, un casale di campagna, un casale pieno d'arte. È là.
Sto bene, grazie per averci ospitato qua, è rarissimo che qualcuno possa entrare, grazie. Siamo da Emilio Mazzoli, uno dei più grandi galleristi di arte contemporanea, che insieme a suo figlio Mario ci offre un giro in una collezione unica al mondo. Ma questo che posto è? Questo è il deposito. Questo per le leggi del comune di Modena è un fienile, come vede è fatto come un fienile, il deposito attrezzi costruito come un fienile. Io ho dei quadri grandi da attaccare al muro e li ho attaccati al muro, nel fienile. Io ne approfitto, eh. Faccia come crede, questi qui sono le quando fuori. Ricapita. Surtout ne joue pas, ne joue pas avec mon cœur. Questo? È il ballerino, è duro, io l'ho preso da una foto di lui, Mario Schifano, che rappresenta l'artista, non dico che ho amato di più, ma forse... Guarda che movimento. Questo per esempio è un quadro della prima guerra del Golfo, è una copertina di Life e si chiama Tearful, pieno di lacrime, ed è il soldato americano che parte per la guerra. È un quadro straordinario, cioè, non l'ha visto nessuno quel quadro. È veramente, che casa devi avere? Una bella ragazza se la merita, una bella casa. Sì, ma... cioè... ci sta così. A jouer avec mon cœur. Mon cœur sans défense devant la joie de. Queste che vede sul tavolo sono gli ultimi arrivi ed è un gruppo di maschere di Luigi Ontari, un artista straordinario italiano. E queste sono le maschere balinesi. Emilio, dove sei? Che per Polanca. Quindi facciamo così, rock e baccalà, due rock e un baccalà, tre canolicchio, tre anguille, due mucca, mezzo spago burro e acciughe, tre spugnole, un merluzzo col purè, due farone croccante. Ok, possiamo andare ragazzi qua. Vai. Il ristorante si riempie ogni sera. Stasera sono presenti tre cari amici di Massimo. Ciao a tutti. Questo cos'è? Questo è l'antipasto, è una ricostruzione di un canolicchio, dove abbiamo dato questa forma di canolicchio, ma in realtà abbiamo migliorato il canolicchio stesso, credo. Dando la conchiglia, cioè meglio di Dio. Vado via, ok, grazie, buonasera. Vedi qua. Abbiamo creato questa conchiglia fatta con la canocchia e l'alga essiccate. E poi gli abbiamo dato la forma del canolicchio. Dentro ci sono canolicchi, capesante, pasta di cozze e vongole. C'è la seppia marinata, cioè tutto l'alga, quindi il mare. Questo è lo scoglio. Ricostruzione dello scoglio di mare con la salsa di cozze e vongole sulla base, la spugna fatta con nero di seppia, un po' di polvere di alghe e l'erba Bonenrico. E per il signor Mazzoli invece il baccalà mantecato con l'olio extravergine, con la pelle essiccata e fritta sopra, e sotto c'è appena un po' di gel di pomodoro. Il tuo bianco, il nostro nero. Buono, sì. Lo dici? Cuore nero, cuore bianco. Cuore bianco. E ricostruisce il sapore dello scoglio. Sì, questo è uno scoglio proprio feroce. Ti bocco la dici, è violentissimo, interessante però. Per
col chef, da bestia totale. No, ma è un ragazzo che comunque è interessante. Lui ha vissuto in una maniera intelligente la contemporaneità. Ma sì, pensate... ho visto una maniera di pensare molto interessante, che allargava il confine della cucina altrove. È un problema proprio quasi poetico, di suggestione, sì, di malinconia, di ricordo, quella roba lì. Cioè, quando lui piatto ha in mente una sensazione così sfocata, malinconica o allegra, comunque molto più vicino a quello che posso provare io quando mi viene in mente un'opera, un lavoro, diciamo. Ha cinato molto anche la cultura locale, ad esempio, la sta portando dentro il ristorante, la sta trattando alla sua maniera, con la sua capacità, la sua intelligenza. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone, boop boop be doo. I wanna be kissed by you, just you, nobody else but you. Abbiamo parlato malissimo di te fino adesso. Bene. Ottimo. Questa è la fotografia storica degli Estensi che lasciano il Ferrara e vengono a Modena. E vengono a Modena, incontro la campagna. I wanna be loved by you just. E io ho preparato merluzzo. Sentirai che pesce questo. Un semplicissimo, pulitissimo pochè. Cioè, conosco, l'ho mangiato una esatto, volta. Esatto, che... spinaci appena scottati e una crema di patata. Per voi ho fatto una concentrazione di un osso buco con riso alla milanese. No, nel pranzo di Babette. Così voglio soffiata la milanese? No, è un riso al midollo e alle aromatiche, stracotto, disidratato e poi fritto. Lì qua c'è il fondo di vitello e zafferano e invece un distillazione di concentrazione di osso buco. Tra poco capiremo come cuocere facilmente un bollito non bollito, anche in una cucina di casa. Nella brigata del ristorante La Francescana lavorano circa 15 persone, un gruppo affiatato a cui Massimo dà grande importanza. Questa è la nostra parte dove facciamo tutti i lavori, ma soprattutto dove abbiamo creato lo spogliatoio e la zona dove si pranza tutti insieme. Quindi è fondamentale pranzare insieme, perché è una questione di condividere, no? Cos'è la tavola per gli italiani? Per gli italiani la tavola è la famiglia, l'amicizia, sognare insieme, smussare gli attriti. Quindi loro stanno sempre assieme praticamente, perché quindi mangiano assieme, sì, cucinano assieme, è come stare in colonia. Pochi camerieri, sì sì, sempre, sempre. Perché per arrivare ai risultati, per creare, bisogna creare il gruppo. Se non c'è un gruppo non si arriva da nessuna parte. E anche tutti i premi che noi abbiamo preso, io dico sempre, no? Il gruppo è tutto, perché un premio come abbiamo ricevuto all'inizio di febbraio, miglior cuoco del mondo, ma non è un premio a me, sì è un premio a me, ma è un premio alla brigata. Ma quale ricetta può darci uno chef così sofisticato? Cosa possiamo rifare semplicemente a casa? Eh sì, è il momento della ricetta di You Chef, che registro con la mia telecamera. Questo è il piatto del bollito non bollito. È una cosa che si può fare benissimo anche a casa, no? Questo è bollito, non bollito, che bollito, tutti bollito. Possono rifare tutti a casa. Possono rifare. Scusa, lo rifà mia madre, che ha 86 anni, che ha imparato che se si fa mettere sotto vuoto dal proprio macellaio la carne, la può cuocere dentro a una teglia piena d'acqua, posizionando il forno sui 70 gradi e inserisci questo sacchetto in sottovuoto con fogliolina d'alloro, un po' di sedano, carota e cipolla, e una lingua, una pancia, una guancia, una coda, la testina, insomma tutti i pezzi da bollito. Perché bollito non bollito? Ecco, io non volevo bollire nell'acqua
questa carne meravigliosa che degli agricoltori, degli allevatori eroici mi portano e ci fanno arrivare sui banchi della Francescana. Allora ho cercato di pensare e preservare appunto questo lavoro cercando di utilizzare la bassa temperatura e quindi salvaguardare vitamine e proteine e il tempo prolungato e il non contatto con l'acqua per salvaguardare le proprietà organolettiche. Questa è per esempio una bella lingua di vitello. Ma che bella! E lo lasciamo quando? E lo lasciamo a seconda della qualità e del pezzo della carne, dalle una ventina di ore, 16, 18, 20, fino ad arrivare a un cotechino che può cuocere anche 30 ore. Allora, fase 2, prendiamo. Yogi, vieni a aspettare. Pam, 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 viva Yogi, vai! Riflessione sulla forma. Visto che le salse, non abbiamo più bisogno di salse importanti che vanno ad invadere la carne deve diventare protagonista. Alla carne vi è dato la forma di palazzi. Come è nata questa forma? Stavo giocando un giorno nel parco di New York, appena dopo la 59esima strada. E cosa ti vedi? Vedi questi alberi incredibili che vanno in contrasto con questi grattacieli meravigliosi della 59esima strada. Allora ci è venuto in mente di fare e di riprodurre questa idea del bollito non bollito. Qui cosa abbiamo inserito? Abbiamo inserito la peperonata, quindi una salsa di peperone rosso e una salsa di peperone giallo. I piccoli capperi di Pantelleria, una piccola acciughina di cetara, e la mostarda di mele campanine, quindi le mele selvatiche della zona del Mantovano, e qua ci sono tutti i pezzi di carne, no? Guardate. Guardate anche i colori, no? Come sono diversi dal bollito normale. Sono con un cotechino, che è il primo palazzo sulla destra. Cotechino, primo palazzo sulla destra. Qui abbiamo il secondo palazzo e una bella testina di vitello, scusa. Quindi abbiamo una bella lingua, abbiamo la pancia, abbiamo la guancia e la coda. Poi cosa abbiamo fatto? Abbiamo preparato un'acqua di salsa verde, prezzemolo centrifugato e con capperi e acciughe. Poi viene montato. Guarda che meraviglia, un quadro. Questo è il bollito non bollito. Skyline di New York, adesso mette magna. Ti lascio il mio preferito. Vai. Io mangio il San Domenico in fondo alla strada, che è il cotechino. Hai visto? Stiamo mangiando con la forchetta, eh? È pazzesco. Ci sciogli in bocca. Sciogli in bocca. Ma senti il cotechino. Cosa sono le scritte qua sopra? Sono tutti coloro che sono passati in osteria francescana dal più basso al più alto. Ah, le altezze? Charlie è mio figlio. Era il più basso. Però quanti anni aveva qua? 8? 8 anni. No, veramente aveva 8? Sì, 8 anni. 8 anni fa. E questo alto alto? Questo alto alto che è? Chi è il più alto alto? Lui è uno dei più alti. Aspetta, fai vedere. Vai a vedere dove sei. 1,92, vai! Frank, vai Frank! Che onore! Che onore! Vai, vai! E là! Oh, e vai! Vai, ci sono anch'io! Nel muro della Francescana! L'osteria La Francescana produce in proprio il suo aceto balsamico. Massimo ha le sue botti al Museo del Balsamico di Spilamberto. Perché siamo qua? Perché queste sono le botti dell'osteria Francescana.
No, la gente compra l'aceto al supermercato, c'è scritto aceto balsamico di Modena. No, spieghiamo cos'è l'aceto balsamico di Modena. Aceto balsamico di Modena viene fatto, diciamo, in pochi mesi. Pochi mesi o qualche anno. O qualche anno. Invece qua partiamo da un minimo di? 12-24. Esatto. 12-25. Ecco, una differenza sostanziale è che l'aceto di Modena, aceto balsamico di Modena, è una miscela di mosto cotto e aceto forte di vino, mentre qui è rigorosamente diciamo prodotto formato da aceto cotto, fermentato, acetificato. Quindi andiamo a vedere qua. Quindi abbiamo questo tovagliolo. Abbiamo questo tovagliolo più una pezza, giusto per proteggere il prodotto da moscerini, diciamo polvere o quant'altro. Togliamo il tovagliolo e poi facciamo questo tipo di operazione per togliere l'aceto appunto in superficie, che è quello molto buono, l'extra vecchio, che è maturato in 25 anni per essere consumato durante l'anno. Ciao. La parte che abbiamo messa nel tubo, che abbiamo aspirato nel tubo, la stiamo mettendo dentro questo recipiente. Al massimo normalmente viene prelevato un 20%, quindi se la botte è di 10 litri, considerando che ce ne sono 9 perché non è piena all'orlo, praticamente noi stiamo sui 2 litri, non di più. Sì. Ma quindi adesso questo te lo porti a casa? Sì. Te lo porti al ristorante? Sì. E tu come lo consumi nel tuo ristorante? Dipende, offriamo alla gente alla fine della cena un cucchiaino per far capire che cos'è realmente il prodotto, facciamo un'emulsione fuori dal fuoco con una salsa particolare, magari un maialino da latte. E perché questa forma l'ampolla? Per apprezzare per i colori. In questo modo riusciamo a valutare mediante gli aspetti visivi la qualità del prodotto. In questo caso più è lenta la discesa, più il prodotto diciamo è invecchiato, e il colore stesso ci indica il grado di maturazione. In questo caso parliamo di un bruno carico, però non ancora diciamo ad un livello di limpidezza adeguata. Mentre qua siamo a 25 anni, se guardiamo lo stravecchio qui vediamo che la camicia cambia completamente, addirittura il tempo di discesa, come vediamo, lascia oscurata la bottiglia per parecchio tempo. Posso fare la degustazione alla cieca? Mi fate assaggiare due, vi dico così. Va bene, va bene. La degustazione alla cieca. Andiamo con la degustazione alla cieca. Io sono un gran maestro. Vai, attenzione, che sta arrivando, occhio. Non parlate. Voilà. Meglio uno di prima. Cioè, mi ha massacrato. Dopo questo vado a casa. Vabbè. Io sai cosa mi farei adesso? Una Barozzi con l'aceto sul fondo. Questo c'è, l'ultimo ci sta. Andiamo a Mignola a prenderci la Barozzi. Sai cosa c'è? Dai, andiamo a Mignola a prendere la Barozzi e ci mettiamo l'aceto, dai. Dai, dai. Telefoniamo alla Gollini. Elvio. Grande. Sì, Ragolini, dove sono? Dove sono? Un'improvvisata per assaggiare la tipica torta Barozzi. Ma ci dimentichiamo l'aceto, mannaggia. Pensa alla torta Barozzi con questo aceto balsamico sopra. Che roba. Io la conosco di nome, ma non l'ho mai mangiata. Esatto. L'originale, imperdonabile. Dai. Dov'è questa torta Barozzi? Torta Barozzi, per chi non la conosce, cos'è? Allora, torta Barozzi è un dolce tradizionale fatto solo dalla nostra pasticceria, la cui ricetta è stata inventata alla fine del 1800 dal nostro bisnonno Eugenio Gollini. Ecco. E si chiama Barozzi? E si chiama Barozzi perché è stata dedicata al celebre architetto nato a Vignola nel 1507. Gli ingredienti principali di questa torta sono mandorle, arachidi tostate, cioccolato, caffè decaffeinato, zucchero, uova, e una sua caratteristica è quella di non avere la farina. Si fa così,
rossetto e cioccolato, che non mangiarli sarebbe un peccato. Si fa così, si cuoce a fuoco lento. Senti, di storia. Era per fare. Dopo quest'orgia di sapori, io e Massimo ci separiamo. Io faccio un giro turistico tutto mio per Modena e Massimo va alla partita di basket settimanale con la sua brigata. Questo qui è sfondamento, non è palla. Il gruppo dimostra anche qui di essere affiatato, dimenticando per un momento la sua solita gerarchia. E adesso pizza, pizza, pizza! Una volta a settimana all'osteria si fa la pizza. La figlia di Bottura è infiltrata d'onore. Com'è sta storia? La mostra... Ah, non lo so, chi è la mia figlia? Chi lo ha? Ma senti? Ma scusa! Si può? Ma... No, senti! No! No, ma... No, si fa! Scusatela! Per accaparrarsi un pezzo di pizza è una vera lotta. E c'è sempre il solito che fa uno stupido scherzetto. Questi sono gli spinaci appena scottati, quindi anche qua purezza, crudità. Sì, perché è fondamentale, perché lo spinacio è uno di quegli elementi. Guarda il sottocoscia. Il sottocoscia è stato farcito con le frattaglie della faraona, che vengono tutte frullate, saltate in padella in casseruola e poi frullate come fosse un patè, praticamente, però sono le frattaglie della faraona stessa. E viene farcito. Questa la è una crema di faraona e viene accompagnata dal fuso della laccato. Per ultimo c'è la crema di patata col tartufo nero. Il quale viene adagiato il petto, che è delicatissimo. E questo ce l'ha il titolo o no? Una faraona non arrosto. Questa è la pelle della faraona. Beh, no. Hai presente il crostino? Questa è la pelle della faraona del petto, che è stata tolta e caramellata come fosse un crostino. Poi abbiamo abbinato un gelato di pane tostato, quindi come il crostino, che vengono tostati, no? Prima, un cioccolato peruviano miscelato con le frattaglie, un cioccolato bianco miscelato con crema d'aglio dolce e rosmarino. Quindi mangiandoli insieme ti sembra di mangiare un crostino, ma è croccante e hai questa sensazione di caldo freddo. E poi andiamo a dare la sensazione al cliente di mangiare una faraona arrosto dopo aver distillato le ossa di faraone tostate in forno con aglio, rosmarino, eccetera. Poi le mettiamo dentro al distillatore, inseriamo l'acqua naturale, distilliamo l'acqua di faraone arrosto e l'andiamo a spruzzare al tavolo. Quindi il tavolo
avrà questa sensazione di profumo, di aprire un forno. Nel ristorante di Bottura l'arte entra dappertutto. I menù massimo se li fa fare dal suo amico artista Giuliano Della Casa, che ha la bravura di fargli delle illustrazioni espresse, su richiesta. Oh, Giuliano, pit stop sul coso. Vieni, Gina. Devo preparare il menù, è importantissimo. Vieni, dai, tu ce la fai, cavolo, dai. Lo facciamo. Io farei una cosa così, l'idea dell'esplosione della primavera, quindi sai, l'idea della mucca al pascolo, così, cioè però vista in chiave astratta. Troppo rosso. C'è da dire, c'è anche... Non so, ma no, tu pensa ai campi, pensa più ai campi, non va. Vabbè. Cioè, prova ad andare più in intenso qua. Questo mi piace moltissimo, che dal verde... Ottimo, questo veramente bello. Stop, questo basta. Non mettere qualcosa in più, guarda che hai semmai segnato di rosso. No, va bene. No, non va bene. Tu vai a aprire. Vado ad aprire? Via, fai, gira con l'anguilla. Oh, ciao bello. Ciao. Stiamo preparando il menù con Giuliano. Non mettere sempre qualcosa di troppo. Devi togliere invece che mettere. Tolgo. Go. Ottimo, perfetto. Guarda, no, si fa così. Non... Tu fai il cuoco. Io un po'. Olè. Dammi questa anguilla che la mettiamo qua, tolgo. Adesso ce lo teniamo bene. Un'occasione così non la perdo e appena sono sola con Giuliano mi faccio fare un disegno con la scritta Storie di grandi chef. Aceto balsamico. Ah, bellissimo! Sai cosa faccio? Adesso faccio un regalo a Michela. L'Italia, Lady Italia, strapubblicato. Pubblicato su... Oh! Che bello! Ma bellissimo! Grazie. Ma è stupendo. Tu. E per finire, ne approfitto. Cosa gli sta facendo? Un ritratto? Sembro io a sette anni, otto. Tra poco seguiremo Massimo a Londra a una prestigiosa premiazione. A casa Bottura, Lara fa iniziare il sabato nella maniera più dolce. Massimo! Ciao! Vediamo un po'. Ne mangio uno subito. Ne mangio un altro. Buona lì, vai. Dammi la zampetta. Così male. Dai, la mangio io. Che mi fa male a me. Pranzo cosa facciamo? Alex vuole due amici. Tua mamma tutti i giorni. L'ha già sentito. Tutti i sabati adesso abbiamo gli amici. Va bene, sono simpatici. Però cosa facciamo? Io non riesco a capire. La lasagna? Perché sconto a Ibra. A Eto non gliel'ha mica scontate le tre giornate. Ha dato un pugno come gli ha dato Eto. Il derby non lo gioca, ma chi se ne frega?
deve fare tre giornate, deve fare tre giornate. Scusa, mamma. Sempre così. Tanto avranno fatto una legge apposta per Ibrahimovic. Cosa vuoi che abbiano fatto? Vedendo le sue foto capisco di più della sua vita. Partiamo dal suo primo ristorante, il Campazzo. Ecco, questi sono i tortellini crudi, guarda. La sfoglia, io e la Lidia, guarda la Lidia che personaggio. Lidia dove l'ha incontrata? Lidia al Campazzo, si presentò, era già lì, era già arrivò lì. Con un ape car, si fermò davanti al Campazzo. Gensun, che quel don? Allora, no, no, sì, avete bisogno, ha bisogno. Ah, io sono del Campazzo. Se voi avete bisogno, io abito qua dietro, verrei a dare una mano molto volentieri. Da quel momento non è più uscita. Questo è il Campazzo. Questa è la prima foto del Campazzo. Come ci sei arrivato al Campazzo? No, prima ancora che io entrassi, perché il era gestito da un elettricista. Cioè no, scusa, da un elettrauto. Mio fratello aveva appena finito, ha deciso di mollare la vecchia azienda e aveva acquistato una concessionaria di auto. E mi ha detto, ascolta, io ho bisogno di un elettrauto. C'è uno che ha un ristorantino fuori città e vorrebbe venderlo. Visto che te non ti va di continuare a lavorare col papà, vai, andiamo a vedere là. Cioè, là. Una settimana dopo ero dentro. E lui era in concessionaria del mio fratello a fare l'elettrauto. Ognuno il suo mestiere. Ognuno il suo mestiere. Questa è una delle prime foto. Arrivò un amico, tac, mi scattò la foto mentre io ero lì fuori che pelavo le patate. E in quel momento stavo dicendo, ma cosa ho fatto? Ma cosa ho fatto? Ma cosa ho fatto? Non c'è avuto dubbi, no, sotto bravura, non adesso, ma nel corso del tempo ho detto no, sai che ti dico, forse è meglio che lascio perdere. No, mai. No, perché io dovevo dimostrare a mio padre che avevo fatto la scelta giusta. Perché tuo padre ti voleva? Lui mi ha sempre ostacolato e invece io ho detto no, devo dimostrare a tutti. I miei amici, vabbè dai, Massimo ha preso il ristorante, 6 mesi poi torna con noi. Cavolo, cioè, sono ancora qua. Chi è? Chi è? Il Campazzo perderà lo chef. Questo è l'articolo che uscì sulla Gazzetta di Modena quando si seppe in giro la notizia che io avrei mollato tutto e sarei andato a New York, a vivere a New York. Tu in America sei arrivato con un lavoro oppure senza? No, senza. Sono andato là per vivere un po' la vita di New York. Volevo da Campazzo a New York. C'è una bella... E poi quando è che sei tornato in Italia? Noi in Italia perché stavamo... guarda, questo è... Stavamo ristrutturando il Campazzo. L'Osteria Francescana. Questo è il 94-95. Ma quando sfogli l'album dei ricordi, cosa ti dà? Gioia, nostalgia, melanconia? È un momento duro. Duro, veramente. Probabilmente... Guardo per certe cose molta melanconia. Molta melanconia. Cosa ti manca di allora? La spensieratezza, la libertà assoluta di fare quello che volevo. Una cosa stupenda, veramente. D'altra parte però adesso la famiglia, che secondo me credo sia una delle cose, probabilmente la cosa più importante in assoluto nella vita, perché mi sono accorto in momenti difficili veramente che l'unica cosa alla quale mi sono aggrappato era proprio la mia famiglia, i miei figli, la Lara, la mia mamma, e quindi alla fine sono contento delle scelte che ho fatto, sono contento di essere rientrato in Italia. Massimo è un entusiasta, una persona travolgente, ha il potere di coinvolgerti in ogni cosa che lo riguarda. Kela, sì. Vieni a vedere. Eccomi qua. Faccio vedere delle cose. A manovella. A manovella. Vai. Faccio sentire un po' di jazz. Tommy Dorsey. Questo è il volume. Nah.
Questo spacca, eh? Alex e le amiche arrivano per il tipico pranzo settimanale. Allora, vediamo, cosa prepari per pranzo? Cosa facciamo? C'è un po' di tigelle, prosciutto, insalata, mozzarella. Cambia. Prato. Oh, ricordati qua che non vada... Ah, apri tu, controllala tu. Cotto, dai. Ci mettono anche un pezzo di mozzarella o no dentro? Ma sì, che siamo liscia. Però sottilina che si squacquera, eh. Okay. Vado? Vai. Affronto la tigella? Affrontala. L'affronto. Senza preoccupazione. Bravo Massimo. Bravissima. Che di solito cucina solo durante le vacanze a casa. Cioè Natale. Ah esatto. E poi... È vero, è vero. Ma in vacanza mi rilassa da morire. Ma lui è bravissimo in vacanza. Eccola Luisa. Bravissimo. Non mi metto al mio posto. Signora. Michela, buongiorno. Che Bottura, mamma, Bernardoni. Vabbè, io mi chiamo Bottura. No, te Bernardoni. Io quando mi sono sposata mi sono sempre chiamata col nome di mio marito. Ah, ecco, ho perso il mio cognome. Un bel affare hai fatto. Con la nonna e il piccolo Charlie, la tavola è al completo. Come ogni anno vengono premiati i migliori 50 ristoranti di tutto il mondo. Il San Pellegrino 50 Best Restaurants. L'anno scorso Massimo era al sesto posto. C'è molta attesa per il risultato di quest'anno. Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to the San Pellegrino World's 50 Best Restaurants. The shackles are undone, the bullets quit the gun, the heat that's in the sun. And we move on at number 8, it's Arzang. Number 7 is Don Brunley. Number 5, it's the Fat Duck. I can reveal that at number 4 in the San Pellegrino World's 50 Best Restaurants and also this year's Electrolux Chef's Choice is Osteria Francescana. Massimo è al numero 4. Primo italiano in classifica e il migliore secondo il voto degli altri chef. Love makes strange enemies, makes love where love may please. Soul in its striptease, hate brought to its knees. The sky over our head, we can reach it from our bed. You let me in your heart and out of my head. Che
Io devo dimostrare a mio padre che avevo fatto la scelta giusta. Cavolo, cioè, sono ancora qua. Non so se la cucina è arte, ma i rapporti umani che Massimo riesce a instaurare con le altre persone lo sono sicuramente. Il bollito non bollito di Massimo Bottura. Fate bollire i pezzi di carne sottovuoto preparati dal macellaio in una grande teglia di acqua, con alloro, sedano, carota e cipolla. Lasciate bollire 16, 18 o 20 ore a seconda del pezzo e della qualità della carne. Date la carne bollita una forma simile a quella di palazzi. Mettete in un piatto piano una striscia di salsa di peperoni rossa e gialla. Aggiungete sulla striscia qualche cappero, qualche pezzo di acciuga e la mostarda di mele. A questo punto sistemate in fila i palazzi di carne. Aggiungete lungo la linea una centrifuga di acqua, prezzemolo, capperi e acciughe. Ed ecco fatto! Un pasto prelibato da preparare velocemente. In sole 20 ore. Alla prossima puntata!